Istituita il 2 dicembre 2022, Professione Italia è un network di liberi professionisti a servizio della classe politica di orientamento liberale a favore del libero mercato e dell'impresa. Obiettivo dell'associazione è quello di convogliare le esigenze dei professionisti per dialogare con la classe politica e le amministrazioni locali. Noi crediamo che oggi il mercato necessiti di una contaminazione di saperi e quindi professionisti anche di diversi settori che si uniscono, che si incontrano, possono rispondere meglio alle esigenze del mercato. E poi chiaramente l'altro obiettivo è quello di far avvicinare alla politica i liberi professionisti, che spesso hanno un atteggiamento di diffidenza rispetto alla politica. L'obiettivo è proprio quello di provare ad avvicinarli facendo politica in una forma che non è quella tradizionale di militanza in un partito, ma partecipando attivamente ad un'associazione. E poi l'altro obiettivo è quello di creare un bacino di competenze e di saperi da mettere al servizio delle amministrazioni centrali e locali per provare a dare così il nostro contributo. Noi abbiamo volutamente lasciato aperto nello statuto, lasciato aperta la possibilità di far iscrivere non soltanto liberi professionisti in senso stretto, ma anche imprenditori, e difatti sono tanti gli imprenditori che hanno manifestato interesse nei nostri confronti e che hanno chiesto di potersi iscrivere, proprio perché le problematiche spesso tra professionisti, tra liberi professionisti e imprenditori, soprattutto piccoli imprenditori, quindi imprenditori dei tessuti provinciali, si assomigliano molto, e quindi sicuramente la tutela del mondo imprenditoriale è uno degli obiettivi che noi ci siamo prefissati. L'incontro al Caffè Vittoria è stato l'occasione per presentare la nuova sezione di Chieti, costituita lo scorso 28 ottobre. Noi vogliamo essere un osservatorio per le problematiche che ci sono a livello territoriale, quindi occupazione, trasporti, turismo, rilanciare l'occupazione, perché è una cosa che ci interessa molto. Vogliamo naturalmente essere un centro per attirare le intelligenze professionali, quindi tutti i tipi di intelligenze, tutti i tipi di professione, e soprattutto usciremo già da gennaio con una serie di service, di conferenze che chiaramente, insomma, dalla riforma costituzionale poi il vicepresidente potrà dirci precisamente tutti i temi di interesse, insomma, territoriale, ecco, per rilanciare il territorio, per cercare di avere di radicare l'associazione, il network nel territorio provinciale e valorizzare il territorio e quindi essere al servizio della classe politica nazionale e del nostro territorio.